ragazze ben ritrovate sul mio canale come promesso oggi cerco di eh, farvi il tutorial di questa pochette ovviamente qui vedete un cartamodello ridotto eh, perché perché farò una, uh, un sacchettino fatto ovviamente alla stessa maniera cioè con le stesse cuciture la stessa tecnica solo di dimensioni diverse perché devo fare un piccolo sacchettino Poscettina per inserire all'interno dei bijou. Quindi vedete che la dimensione cambia, ma la tecnica non cambia assolutamente. Vi dirò poi le dimensioni di questa poscettina, ve, ve le scrivo, anzi le prendiamo un attimo insieme e poi la tecnica alla fine non cambia se non dei decori. però vi mostrerò come tagliare. Come cucire e come inserire i nostri bottoncini calamità. Allora, per realizzare questa pochette, avevo ritagliato un pezzo di feltro di 23 cm d'altezza, io l'ho fatta molto a occhio eh? quindi non è che mi ero prefissato una misura, ho tagliato un pezzo di feltro e poi l'avevo ripiegato. Quindi adesso vi dico di 23 cm. Per 35, dopodiché cosa avevo fatto? Ho effettuato una piega a 12 e mezzo e quindi ho ricavato la parte davanti, e ovviamente la restante parte superiore l'ho ripiegata sul davanti. Quindi un unico pezzo rettangolare di 23 per 35 e poi piega a 12,5-13 la restante parte l'ho ripiegata nel caso invece di questa più piccina che andremo a realizzare oggi ma che non cambia assolutamente nella tecnica andrò a ritagliare un pezzo uh, di 24 di 24 per uh, 13 Anche se ho segnato 12, perché comunque ho segnato 13 per i margini di cucitura, poi un centimetro in più, un centimetro in meno. Alla fine l'interno verrà di 12 calcolando i, insomma, il mezzo millimetro di cucitura. Quindi giusto per regolarvi orientativamente sarà un pezzo, quindi qui di 9,5-9 e mezzo, la parte superiore la andremo a piegare. Quindi procedete così, ritagliatevi. Una bustina più o meno della dimensione che preferite ed andate a ritagliare un unico pezzo di feltro e poi deciderete dove piegare. Io vi ho detto i miei, le mie misure orientativamente. Vado quindi a prendere il gesso. Quindi concludendo, spero di non essermi incartata, 13-13 per 25 ed andiamo a tagliare. strumento è uno strumento veramente molto 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 valido Ok. specialmente per tagliare il feltro. certo avrei dovuto mettere qualcosa sotto ma tanto il mio tavolo da lavoro ormai è bello che andato ok quindi una volta che abbiamo ritagliato semplicemente le nostre parti andiamo a segnare i famosi 9 centimetri e mezzo quindi vado a segnare Giusto per sapere dove dovrò andare ad effettuare la mia piega, quindi sia da un lato che dall'altro. Non si vede tanto, però ovviamente potete segnare anche con una penna. I segni o un gessetto casomai di un colore diverso Io bianco su grigio non si vede tanto. Però insomma, a questo punto andate ad effettuare la piega. Questo lo andiamo a togliere e possiamo procedere col cucire prima però di andare a cucire. Come vedete ho messo uh, delle mollettine, adesso per fare il nostro profilo un po' stondato, qui avevo utilizzato ovviamente un bicchiere un po' più grande, qui andrò a utilizzare un bicchiere più piccino e vado a tracciare ovviamente il mio angolo da ritagliare, semplicemente in questo modo. Vedete? Da un lato e anche dall'altro. Poi procedo con il taglio, più semplice di così, ragazze. Si muore. Ecco. Qua. modo e questa sarà ovviamente la nostra piega come vedete il nostro uh, borsellino tra virgolette al di là delle cuciture è quasi terminato adesso cosa facciamo andiamo a prendere del filo ovviamente se avete il filo da uh, ricamo quelli di questa tipologia come il mulinè o quelli che ho comprato anche online Amazon andrà benissimo e utilizzerete 3-4 fili dei sei fili doppiati, altrimenti potete tranquillamente utilizzare del, insomma, del cotone per cucire a macchina e lo insomma ne taglierete 3-4 gugliate e le passerete insieme perché comunque è carino che ci sia uh, insomma, un po' di spessore quando si va a fare uh, il nostro decoro. Vi ricordo sempre che se volete ricamare. La parte davanti o la parte superiore lo dovete fare prima, ovviamente. Sicuramente questa parte la dovete fare prima. Qui forse anche dopo, cucito, potrete andare a fare qualche ricamo sulla parte che si ripiega, ma nella parte sottostante. Se volete fare qualche ricamo, dovete ricamare prima di andare a chiudere i margini laterali. Adesso passiamo. Quindi, ops, è esplosa. <ride> Esplosa la mollettina passiamo e andiamo a preparare il nostro filo vi mostro come fare come faccio il punto festone che è questo tipo di uh, cucitura così ok idem se volete mettere dei nastrini qualche cosa andateli a fissare prima di cucire ovviamente Ho deciso di utilizzare questo colore Vado quindi a prendere un po' di filo, una taglio una gugliata di circa un metro, non so se mi basterà, comunque io taglio circa un metro. Allora, dopodiché vado a dividere i miei capi, allora, quindi vado a separare, poi se voi volete potete anche fare... Uh, a quattro capi a sei insomma come preferite io uh, lo faccio a 3 quindi separate allora andiamo a fare <coughs> un nodino ok un nodino taglio un po di filo in eccesso e vado proprio all'interno dei due tessuti ok quindi, la primissima cosa da fare è unire i due tessuti in questo modo. Ovviamente, scusate la mia voce: si andrà a creare una solina. Io entrerò all'interno della mia asolina e tiro il filo, dopodiché mi sposto nel punto successivo prendendo sempre i due lembi e si creerà una nuova asolina e io entrerò all'interno di essa e proseguo in questo modo si creerà vedete questa sorta di archetto procedo ancora mi sposto di qualche millimetro in avanti si creerà la solina e io con l'ago entrerò all'interno scusate della mia asolina, in questo modo e tiro molto semplicemente le due parti si andranno a unire e si andranno a cucire con questo punto decorativo vado ancora ve lo mostro ancora una volta vado da dietro in avanti tiro il filo tiro il filo vado nella mia solina e tiro e mi sposto vedete che le due parti si andranno ad unire ovviamente io per mostrarvi non vado a girare continuamente il pezzo quindi sto andando dietro a puntare l'ago un po a caso Vabbè è venuto abbastanza bene, quindi dovete fare attenzione eh, a questo passaggio. Mi metto, mi aiuto con il dito per darmi un margine. Vado, lo facciamo l'ultima volta insieme e dopodiché procedete da sole. Quindi vado da dietro in avanti, tiro il, tiro il filo, tiro il filo, si sarà creata questa solina. Vado con l'ago e tiro e quindi alla fine si otterrà questo risultato. Dovete fare tutto questo per tutto quanto il vostro giro. Ci vediamo a giro finito. Potrete pensare che è una cosa molto laboriosa e molto lunga, ma vi assicuro che in un quarto d'ora. Avete cucito tutto quanto il vostro contorno, ovviamente, poi da qui passerete che avete due parti e qui invece ne avrete una soltanto. Quindi procedete normalmente senza interruzioni anche sul bordo eh, esterno, insomma, non vi preoccupate, procedete normalmente. Se vi dovesse capitare come nel mio caso, che mentre state cucendo, vi finisce il filo, ovviamente rigirate il filo e passatelo attraverso lo spessore e poi tagliate il filo in eccesso e ricominciate. Quindi, per questa coscettina, forse dovete tagliare una gugliata di un paio di metri. Io con un metro circa sono arrivata più o meno qui. Quindi vado a tagliare questi fili e ricomincio. Vedete che tagliando il filo uh, sparisce nello spessore del filtro e quindi non si vede. Vado a prendere un altro pezzo di filo, gli altri tre capi e continuo. Quando avete finito di cucire tutto quanto il contorno, vedete, io ho fatto sparire come prima il filo qui in basso, poi lo andrò a tagliare. Vedete che ho ricominciato qui con un piccolo nodino. E poi ho finito tutta quanta la nostra cucitura intorno alla pochette adesso andiamo a vedere le opzioni per chiuderla mettendo bottoncino a pressione o altre opzioni ora ve ne mostro tutte allora arrivata a questo punto dobbiamo decidere come andare a chiudere il nostro piccolo borsello pochette ovviamente nella pochette grande essendo più grande eh, io avevo apposto due eh, di questi bottoni calamitati. In questo caso, ovviamente basterà una sola chiusura centrale. Ovviamente, se non avete questa tipologia eh, di bottoncini, ciabattine calamitate, potete anche optare eh, per un semplice bottone. Vedete che qui ho un pezzo di feltro e eh, ho eseguito un taglietto al centro e quindi. Uh, con il bottone potreste tranquillamente fare la stessa cosa qui al di sopra della pochette, cioè seguire un piccolo taglio, cucire il bottone e utilizzarlo proprio sfruttando il bottone sottostante. Altra opzione potrebbe essere quella di effettuare un taglietto qui sul retro ed andare ad incastrare, ok, ad inserire all'interno un cordino, e dopodiché, ovviamente chiudere con dei lacci. Quindi effettuare un taglio qui sul retro e far passare due capi di questo filo e dopodiché andarlo a chiudere semplicemente con un nodino. Ok, non ve li mostro eseguiti perché tanto direi che è chiaro. Insomma, eseguire un tagliettino qui sul retro ed andare a inserire un nastrino o un filo di vostro gradimento. Per fare invece questa uh, chiusura con i bottoni... Uh, questi calamitati, ovviamente, poi vi servirà un decoro superiore perché? perché, questo vedete, questi bottoni hanno delle linguette, sono maschio e femmina aia, ed hanno delle linguettine per andarli ad adagiare. Ovviamente, ci serve un righello ed una penna per prendere le nostre misure per centrarlo. Quindi, uh, diciamo. Che prendiamo il nostro righello è sempre vedete più o meno 13 quindi io vado a fare una crocetta qui un segnetto bene e semplicemente vado a fare due taglietti in prossimità della mia crocetta quindi con delle forbicine di precisione vado a fare dei taglietti laterali fate attenzione mi raccomando, osservate la dimensione del vostro bottoncino. Dopodiché, staccate, piegate un po' le linguette, in questo modo. Vedete, che ne escono due, una servirà per la parte di sotto e l'altra, invece, per la parte eh, di sopra. Ok, quindi semplicemente vado ad adagiare le mie linguette all'interno dei taglietti che ho effettuato. Faccio un po' di pressione. vado ad adagiare poi mi aiuto con qualcosa di un po più duretto non vi fate male <ride> vado a prendere una pinza con una pinza vado a chiudere le mie linguettine e una e in questo modo e abbiamo quindi messo questa centrale adesso forse sarei dovuta andare anche un pochino più in basso e eh? forse l'ho messa un po troppo su adesso in corrispondenza vado a fare il segno anche dove va a battere ovviamente la mia il mio bottoncino E faccio la stessa cosa due taglietti e vado a mettere il mio elemento io per la fretta l'ho messo un po troppo troppo Uh, su, mettetelo un mezzo centimetro più in basso voi. Ok, e faccio la stessa identica cosa. Ovviamente, voi non vedete niente, ma come ho fatto qui, farò anche qui. Quando stringete, proteggete la vostra insomma borchetta chiusura per non graffiare con la pinza ok quindi come vedete il nostro borsello è chiuso mi raccomando posizionatelo un mezzo centimetro più in basso rispetto a quello che ho fatto io adesso dobbiamo andare a coprire questa parte e io ho deciso di mettere semplicemente del feltro con un bottoncino ma possiamo fare come abbiamo fatto con le altre pochette con delle foglioline con dei fiorellini ad uncinetto mm veramente questo posta uh, a voi e è dalla vostra fantasia quindi adesso semplicemente prenderò la colla a caldo e vado ad incollare e il nostro borsellino procedo eh. quindi semplicemente vado con la colla a caldo il bottone l'ho cucito prima al pezzetto di feltro eh. invece in questo caso vado semplicemente ad incollare Un po' di pressione, praticamente il nostro borsello tutto cucito versione mini. <ride> questa è la versione maxi e questa, ovviamente, è la versione mini. Adesso vado a fare qualche altro ricamino, qualche altro eh, decoro. Che così è troppo, è troppo semplice e poi ve lo mostro finito. Allora ho rifinito in modo molto semplice. Ho fatto questa sorta di due decorini qui laterali, anche abbastanza improponibili. Sembra un po' stile etnico tirolese, non lo so, poi va bene. Sceglierete voi dei decori più particolari, potete anche prendere spunto dalle pochette che ho fatto con la cerniera. Mettendo il rilievo uh, del feltro a forma di fiore, a forma di foglie. Io adesso era giusto per girarvi il tutorial al fine pratico di comprendere come tagliare, come cucire e come mettere i bottoni e realizzare la chiusura. I decori eh, munitevi di nastro, fili, colla a caldo insomma e date spazio alla vostra fantasia. Con questo vi saluto e vi ringrazio sempre insomma, per, per l'affetto. Spero che questo video sia utile, potete riporre ovviamente all'interno dei vostri sacchettini i bijou. Potreste anche mettere se avete un piccolo logo handmade e niente. Come sempre, ragazze, buona creatività a tutte! Ciao.